Benvenuti dietro le quinte. In questa puntata il musical La principessa Sissi, a cura della compagnia Corrado Abbati, in scena al Teatro Curci, un appuntamento a cura dell'Associazione Cultura e Musica Curci. La vicenda di Elisabetta detta Sissi, che a soli 16 anni va in sposa all'imperatore d'Austria Francesco Giuseppe, ha tutti i caratteri della favola a lieto fine, pur essendo un fatto storico documentato. Ne parliamo con Corrado Abbati. La principessa Sissi in versione musical ed è una riproduzione, un'esclusiva della compagnia Corrado Abbati. Come avete lavorato in questo senso per riproporre un musical? Il musical è stato proprio composto dall'A alla Z. Io ne ho scritto il testo e le liriche e poi mi sono affidato ad un compositore che io conosco molto bene, molto bravo, secondo me, Alessandro Nidi, che ha composto musiche per Max Gazzè, per Monio Vadia, ha collaborato con Lucio Dalla, insomma. Ed è stato un lavoro abbastanza lungo perché ci siamo incontrati più di una volta durante questo anno di gestazione e dopo 9 mesi è nata questa Sissi, che ovviamente riprende il fatto storico realmente accaduto, cioè quindi arriviamo al momento in cui Sissi sposa Francesco Giuseppe, che aveva rifiutato la sorella, e ci arriviamo attraverso, insomma, un po' di storia e un po' di romanzo o comunque insomma di personaggi che fanno da contorno per tenere in piedi una storia che diventa anche non solo romantica ma divertente. Sissi è ancora oggi uno dei personaggi più famosi ed amati, e attorno alla sua figura è nata una leggenda romantica. Un grande seguito popolare, rinverdito anche da tante serie televisive e dai celebri film interpretati da Romy Schneider. Il fascino di Sissi arriva ora in teatro in un nuovo spettacolo teatrale dove l'ambientazione, lo sfarzo, gli amori e gli intrighi della vicenda diventano sede ideale per uno spettacolo con quadri d'insieme, balli di corte e atmosfere da Capodanno a Vienna. E subito davanti a noi si srotola una pellicola ricca di musica e danza che va ben oltre il sapore edulcorato della fiaba. Parliamo un po' delle caratteristiche del cast. Come avete selezionato i protagonisti? Guardi, i due protagonisti sono stati selezionati in base anche alla loro, fisicità. Perché Sissi per tutti è Romy Schneider, quindi i film degli anni 50 hanno fissato più nella memoria quelli che non le immagini vere di Sissi. E quindi abbiamo cercato una persona che fosse bionda, con gli occhi azzurri, eccetera. E lui, anche lui, è veramente, anche lui, tutti e due sono belli, un bel ragazzo che quando esce, però per Bacco, insomma, siamo partiti da quello. E poi ovviamente sanno ballare, sanno cantare, sanno recitare, ma sicuramente bisognava che avessero insomma un physique du rôle abbastanza simile a quello che per tutti noi è Sissi Francesco Giuseppe. Italia è più patria dell'opera. Il musical come si rinnova in Italia? Ma io credo che forse questa può essere un'operazione di rinnovamento del musical, perché noi non siamo partiti, sia io che Alessandro Nidi, quindi da un concetto anglosassone, ma da un concetto italiano, e quindi diciamo che anche la musica è più vicina alla musica popolare italiana, alla musica anche colta italiana, anche all'opera buffa e alla musica pop. Però naturalmente pensando soprattutto direi a quelli che sono stati i compositori italiani, a quella che è la tradizione italiana. Per te tutto questo accadrà e anche per te.
Sissi è ancora oggi uno spettacolo in cui storia, mito e sentimento si fondono in un unico e grande affresco adatto ad un pubblico di ogni età. Ne esce infatti una grande e fastosa rappresentazione della società imperiale grazie anche alla nuova messa in scena. Lo sfarzo dei costumi e la cura dei particolari è sempre stata una nota distintiva della compagnia diretta da Corrado Abbati. Max, duca di Baviera, ha due giovani figlie, Elena, detta Nenè, ed Elisabetta, detta Sissi. La prima viene designata dalla zia Sofia, madre del giovane imperatore d'Austria, Francesco Giuseppe, a diventare la sposa di quest'ultimo. Corrado Abbati è 25 anni, ci parla un po' della storia della compagnia. Corrado, sono 25 anni, forse anche di più, purtroppo, per fortuna, diciamo, a questo punto, arrivati qui. Sì, io non dico l'anno, ma facciamo prima. Ho cominciato, io sono di Parma, dico sempre, regnava ancora Maria Luigia d'Austria. Infatti vedi un po' che tutto torna, insomma, si vede che queste vene austriache mi sono rimaste. No, la nostra compagnia sì, ha tantissimi anni di gloria, di spettacoli portati in giro per tutta l'Italia, e vorrebbe continuare ancora, trovando sempre delle strade nuove, perché il nostro compito è sempre stato quello di proporre delle cose nuove. Per me direi che è andata abbastanza bene, quindi si tratterà di trovare un altro titolo, altre musiche e continuare a fare divertire e sognare la gente. Però lo spettacolo a cui è più legato qual è? Come sempre, all'ultimo. E se me l'avessi chiesto un anno fa avrei detto quello precedente. Ma perché la verità? Perché l'amore successivo elimina un pochino quello precedente. Ma c'è qualcosa che le manca e che le piacerebbe dirigere? Ma guardi, io nella mia vita ho fatto un po' tutto, dall'opera lirica, dalle regie anche internazionali, voglio dire, più di una volta sono stato in Spagna a fare delle cose, quindi io credo di poter essere abbastanza contento di quello che ho fatto. Cosa voglio fare? Voglio fare Gigi, che è il musical che faremo l'anno prossimo. Francesco Giuseppe non è troppo entusiasta degli armeggi materni e non vuole dare il proprio consenso ad occhi chiusi. Sofia organizza un incontro tra Nenè e Francesco Giuseppe in una isolata località di villeggiatura, dove però il giovane imperatore è colpito dalla bellezza di Sissi. Ignora la vera identità della ragazza e le dichiara il suo amore. Quando Sissi viene a sapere che il viaggio intrapreso era pianificato, rinuncia al suo vero amore per non intralciare la gioia della sorella, ma durante la grande festa, la grande sorpresa. L'imperatore dichiara il suo amore a Sissi. La principessa Sissi, nuova produzione in esclusiva nazionale, compagnia Corrado Abbati, su musiche di Alessandro Nidi, regia di Corrado Abbati. Corrado Abbati, direttore di uno stabile, come impronta il programma? Beh, il programma è improntato, innanzitutto dobbiamo decidere quello che secondo noi sarà un prodotto valido sia sotto l'aspetto culturale e anche sotto l'aspetto proprio di mercato, perché insomma poi se lo facciamo per noi soltanto diventa insomma un po' banale la cosa. E quindi bisogna proprio, cioè, prima una ricerca su quello che è le nostre possibilità, le nostre capacità e quello che il pubblico quello che vorrebbe. E poi piano piano ci si avvicina a questo e non è semplicissimo, cioè ci si pensa, cioè quello che io farò l'anno prossimo è un pensiero che ho avuto 3 anni fa, insomma, e di conseguenza. E poi si trovano questi giovani entusiasti e bravi con i quali collaborare, e con alcuni anche per diversi anni. Grazie per essere stato con noi, adesso un saluto al pubblico di Dietro le Quinte. Beh, guardate, Dietro le Quinte ne succedono di tutti i colori, dovreste esserci anche voi, ciao!
E adesso Weekend al cinema. Michelle è la proprietaria di una società che produce videogiochi. Vittima di uno stupro nella sua abitazione, continua la sua vita come se nulla fosse accaduto. Che hai fatto? Sono caduta dalla bici. Film in equilibrio instabile tra dramma e commedia, perfettamente a suo agio Isabelle Huppert nei panni della protagonista le prese con un terribile passato. Una cosa. Ah! Una violenza. Sì, Dio mio. E con questo è tutto, per rivedere le puntate www.dietrolequintetv.com e per le vostre segnalazioni info@dietrolequintetv.com. Arrivederci alla prossima puntata.